Amici di Onda Libera, siamo nella sala ipogea della MEMO, della Mediateca Montanari di Fano, e dove sta per iniziare un'iniziativa organizzata dall'ANPI di Fano. E un incontro con Don Agnello Manganiello, che è noto parroco di Scampia, sempre in prima fila per la lotta contro le mafie, la camorra in questo caso. Siamo con Paolo Pagnoni, il presidente dell'ANPI di Fano, e al quale chiediamo, insomma, di questa iniziativa, come mai questa iniziativa? Beh, la legalità è una dei fondamenti della nostra Costituzione, quindi per noi legalità e resistenza sono due, è un binomio che viaggia sullo stesso binario, e quindi quando abbiamo saputo della disponibilità di Don Agnello a essere a Fano per incontrare la cittadinanza questa sera e domattina all'Istituto Alberghiero incontrare gli studenti sul ciclo che noi andiamo avanti ormai da 3 anni su cibo e legalità, ma per quello che riguarda l'ANPI, su legalità e resistenza, questa è una serie di incontri che abbiamo dato vita dall'anno scorso con Vincenzo Impastato, per esempio, ed altre testimonianze importanti. E Don Agnello è un prete di strada, è un prete che fa la sua resistenza cercando di portare via dalla delinquenza i ragazzi che sono facile preda della camorra e delle mafie, quindi per noi è importantissimo averlo qui e potersi confrontare con lui. Ma questa è una delle iniziative che l'ANPI in questo mese dà vita, perché dopo domani, sempre venerdì qui alle 10 del mattino, premieremo i ragazzi che hanno dato vita al concorso di idee per il monumento, ai partigiani, quindi premieremo i 4 ragazzi alla presenza di tutti gli studenti che sono intervenuti con i loro insegnanti, i dirigenti scolastici e le autorità cittadine. Perché ricordiamo che l'anno prossimo sarà il 70° anniversario della liberazione dell'Italia dall'oppressione nazifascista. Sì, parlaci un po' dell'iniziativa, appunto, per questo monumento. Quanti disegni avete ricevuto? Abbiamo ricevuto 80 disegni. Di questi 80 disegni, che sono tutti veramente di ottima qualità, tra l'altro, ma sono scaturiti da un lavoro che è stato fatto a monte, cioè l'ANPI è entrato nelle scuole medie e superiori della nostra città e ha parlato di memoria, di storia, e quindi ha dato vita praticamente la possibilità di questi ragazzi di poter lavorare su dei disegni concreti con delle idee loro. La risposta dei ragazzi com'è stata? È stata eccezionale. Hanno seguito, perché si sente dire i giovani non partecipano, invece sembra di no. Difatti anche il nostro presidente dell'ufficio scolastico regionale ha detto: non pensavo che avremmo avuto un successo di questo tipo, perché normalmente i giovani non rispondono alle iniziative di questo tipo, e invece è stato un grande successo, quindi noi venerdì avremo occasione di premiare quelli che sono stati scelti dalla giuria. E poi chiudiamo per questo mese con il 29 di novembre, quindi sabato, con la commemorazione a Bruno Venturini, che è non solo un partigiano ma è stato un grande uomo di uno spessore, di una levatura straordinaria, di una grande umanità, generoso, ed è stato un che ha lottato per la libertà. E quindi avremo modo di onorarlo il 29, che è il 70° della sua morte. Bene, grazie e complimenti. Grazie.